Andrea Sussi, alla vigilia di questo recupero contro lo Scandicci, beh, non sarà facile per molte ragioni. Non sarà facile uno, per tante ragioni. Uno, perché sarà meno tempo a disposizione. Due, perché abbiamo avuto tanti problemi in settimana e anche prima, quindi la rosa è un, po', è un po' risicata. Però con la società abbiamo scelto di, fare, di, di installare una rosa ampia se eh, siamo di, diversi, o diversi giocatori a disposizione quindi questo mi permette anche di sopperire a infortuni, squalifiche e, e virus eh, compreso ecco, Si partirà dal risultato di parità e ci sarà come hai accennato eh, meno tempo a disposizione però sarebbe fondamentale davvero iniziare questo 2022 con una vittoria Sì, eh, dovremmo sfruttare al massimo le occasioni che avremo e stare attenti in fase difensiva con raddoppi, coperture eh, diagonali ben fatte per, per, per subire poco, Questo è, perché il tempo sarà poco e dobbiamo cercare di non subire gol. Poi l'importanza della partita la sappiamo, giochiamo solo noi, quindi eh, potrebbe essere una, una partita dove ci permette di accorciare le distanze dalle prime. Dal punto di vista fisico e morale come sta lo spogliatoio? Bene, eh, dal punto di vista morale è bene perché ritorniamo a giocare quindi ho visto tanta voglia e entusiasmo dal punto di vista fisico è eh, bene, ci siamo sempre allenati anche se in numero ridotto però i ragazzi sono sempre impegnati hanno fatto tutto quello che il prof gli ha proposto e abbiamo cercato anche di fare dei, dei lavori personalizzati perché c'era gente che rientrava da, dalla quarantena, gente che rientrava dagli infortuni, ma negli ultimi, negli, ultimi due, negli ultimi due allenamenti siamo ritornati a essere un gruppo di, di 20. E ho visto la stessa applicazione, voglia, la stessa voglia di, di, di andare al massimo che c'era prima della sosta. E mi auguro che questi ragazzi mantengano la rabbia, la voglia e, e la cattiveria di raggiungere un obiettivo che ancora oggi sembra lontano, ma se ci crediamo tutti insieme io credo che ce la possiamo fare perché è una rosa ampia, è una rosa che ha dentro giocatori di qualità che possono spostare gli equilibri in ogni minuto della partita, quindi eh, bisogna crederci, è, bisogna credere di poterli andare a riprendere.